Le nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi sono ormai alle porte. La coppia si dirà sì il prossimo 6 luglio, dopo diversi rinvii. Nel frattempo, hanno celebrato i 60 anni di matrimonio dei genitori della conduttrice con una riunione di famiglia. Durante il pranzo a Milano, hanno partecipato tutti, incluso Niccolò Bettarini, che ha colto l'occasione per presentare la sua fidanzata, Greta Cagna, alla famiglia. Il settimanale Gente ha pubblicato le immagini dei loro dolci momenti e dei baci appassionati. Niccolò Bettarini è visibilmente innamorato della sua fidanzata, Greta Cagna. Nonostante i loro 7 anni di differenza, lui ha 25 anni e lei 32, durante il pranzo in famiglia hanno dimostrato una grande complicità, avvolgendosi in abbracci e scambiandosi baci appassionati. Greta ha scelto un outfit audace, indossando le jeans di pelle, stivali con tacco alto e un body trasparente di tulle e pizzo. Greta, imprenditrice che ha fondato un social nel settore della ristorazione, fa coppia con il primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini da alcuni mesi e sui social media i due hanno già reso ufficiale la loro relazione. Ma perché Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno rimandato le nozze più volte? Ora che le presentazioni in famiglia sono fatte, non c'è dubbio che Niccolò Bettarini parteciperà con Greta Cagna al matrimonio di sua madre. Inizialmente previsto per il 2020, l'evento è stato posticipato a causa della pandemia. Anche la riprogrammazione per il 2022 è stata annullata a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina. Finalmente, il 6 luglio 2024, diventeranno finalmente marito e moglie, dopo la romantica proposta del giornalista in diretta televisiva. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.